Buongiorno ragazzi, questa mattina siamo a Lities nelle valli di Lanzo e saliremo a Luia di Bellavarda. 3 ore, escursionista esperto. Sì, giusto. E siamo con l'amico Mountain Lover 87. Anch'io sono attrezzato come Alberto. Si deve e non vediamo l'ora di arrivare in cima perché incontreremo un bel santuario e poi un grandissimo panorama, nebbia permettendo. La truppa al completo. Bella questa borgata di Lities. Molto molto bella. Il sentiero si sviluppa inizialmente sotto il bosco, sotto questi bellissimi faggi. Boschi incantati e dove trovarli. Ora cominciano ad essere tutti belli verdi. Uno spettacolo. La gioventù. Sempre molto molto belle queste malghe. Eccoci giunti alla cappella di San Domenico a 1772 metri sul livello del mare. Come andiamo? Benone. Ci vestiamo. Tutto bene? E vai idro. Sperando di non dare fastidio alle persone che stanno già. Eccoci, siamo arrivati alla chiesetta di San Domenico e stiamo per salire a Luia di Bellavarda, vediamo un po' che tempo troveremo e siamo sempre con Mountain Lover 87 che oggi è con noi. Si sta annuvolando un pochettino, quindi adesso ci sprighiamo assolutamente e ci muoviamo su ampi pascoli fino alla vetta. Via, si parte! Un bel nebbione che ci sta accompagnando ormai da sempre. Qua ripreso la cattiveria assoluta del sentiero. Vi svelo un segreto. Ho portato qui Riccardo per testarne l'allenamento, ben sapendo... No, non è vero. L'ho portato qui perché è l'unico posto che conosco in Valle di Lanzo. Beh, dai, alla fine riusciamo ad arrivare in cima. Sì. Un po' soffiando, un po' sbuffando, ma arriviamo. Bene, gli ultimi metri, 200 metri di dislivello. E a volte totalmente nel nebbione. E oggi è così, non c'è niente da fare. Si spera che in cima ci sia un minimo di veduta, ma la vedo dura. Niente, non si vede niente. Ci siamo quasi, dai, mancano gli ultimi metri. Ormai ci siamo lasciati alle spalle forse il pezzo più tosto. Dovremmo defaticare e raggiungere la vetta in poco tempo. Speriamo. Speriamo. Di qua.
Buma. Vamos. Manca veramente poco alla vetta e anche l'Uglia di Bella Varda è conquistata. Un sentiero molto molto ripido che sale per 1200 metri di dislivello, quindi non è uno scherzo, comunque fattibile, semplice sentiero ma ripido, un ottimo allenamento per i futuri 3000 estivi. Ed eccoci giunti alla vetta. È stata dura, ma molto soddisfacente. Panorama intorno molto bello, direi. Come potete vedere, Anna soddisfatta. Come potete non vedere. Esatto. Nuvole, nuvole e ancora nuvole. Vabbè, adesso ci facciamo un autopranzo a base di pani, prosciutto e mortadella. Comunque non è vero, nei panini non so cosa c'è, ma non c'è panini, prosciutto e mortadella. Ci sono i panini. Ci sono i panini. Bene, riprendiamo la discesa. Come si può vedere non si vede più nulla, quindi mestamente e lentamente torniamo giù. Eccoci, piccola sosta sulla via del ritorno, di nuovo alla chiesetta di San Domenico. E ci siamo fatti una bella tosta salita. Eh sì, direi di sì. Abbiamo mangiato, siamo scesi, adesso piano piano torniamo all'auto e qua finisce la nostra avventura questa giornata. Salutiamo Mountain Lover 87. Ciao a tutti, grazie per aver guardato il video e mi raccomando, seguiteci numerosi. Seguiteci tutti quanti, e iscrivetevi e alla prossima! Ciao! E ricordate, divieto di scarico immondizie. Soprattutto in montagna, ma anche un po' ovunque.